sono Suor Cristina e vi parlo da casa Sollievo della Sofferenza che oggi festeggia il suo compleanno. E vi chiedo di un'intenzione particolare per lei nel rosario di questa sera, in questa data. La pandemia che stiamo attraversando sta veramente segnando tutte le realtà di sofferenza. Nella nostra preghiera non dimentichiamo soprattutto le famiglie, quelle che sono segnate dal lutto, dalla malattia, quelle che stanno soffriranno pesantemente dal punto di vista economico, quelle che magari hanno vissuto e vivono la quarantena con gravi difficoltà relazionali che la rendono ancora più pesante. Però vi chiedo anche di ricordare Casa Sollievo, perché questa pandemia la sta segnando profondamente. Le ha chiesto una riorganizzazione di tutti i reparti del personale che è stata grandissima. Sono cose che normalmente richiedono mesi di programmazione che qui è stato fatto in pochissimo tempo. Un ricordo particolare per tutte le persone che vi lavorano e che vi lavorano veramente con dedizione e sacrificio, mettendo a rischio non soltanto se stesse ma anche le loro famiglie a casa. E diverse famiglie stanno soffrendo per questo. Vi chiedo per i responsabili che appunto devono prendere queste decisioni e poi riprenderle, perché è un virus che non conosciamo e che quindi non sempre le prime decisioni che vengono prese si rivelano poi quelle più efficaci. Uno sforzo per i medici e per i ricercatori che stanno cercando anche le soluzioni medicali migliori, e che anche loro lavorano veramente sull'esperienza che si fa. Però un'intenzione veramente speciale che volevo chiedervi era per i pazienti, per un aspetto particolare. Quando San Pio ha fondato Casa Sollievo, l'ha voluta sì come tempio di scienza, ma anche come tempio di carità, e raccomandava di portare l'amore di Dio al letto dei pazienti. E normalmente questo noi l'abbiamo interpretato come una presenza fisica accanto al paziente. Ora questo virus ci sta minando proprio in questa cosa. La sua contagiosità è tale che per preservare qualcuno che possa continuare a curarli, dobbiamo limitare al massimo la permanenza accanto ai pazienti. La nostra stessa comunità è stata contagiata nel suo servizio e da più di un mese che è isolata perché alcune consorelle sono positive. Continuiamo la nostra missione nella preghiera, intercedendo come San Pio ci ha dato l'esempio continuamente per loro nell'adorazione, ma è una sofferenza non potergli stare attanto e portargli quella tenerezza del cuore di Gesù che ci chiedeva la Beata Madre Clelia. Per questo volevo chiedervi veramente un'intenzione particolare, perché il Signore illumini la mente dei ricercatori e troviamo una soluzione che ci permetta di poter tornare accanto ai pazienti, di poterli non farli sentire soli, perché questa solitudine, a testimonianza di chi sta accanto a loro, è una sofferenza nella sofferenza molto grande. E per il momento però non abbiamo una via di uscita. E allora veramente chiediamo a San Pio, chiediamo a Beata Madre Clelia, soprattutto alla Regina delle Grazie, che attengano da Gesù, che troviamo il modo per tornare ad essere accanto a loro, ministri di quella misericordia, di quella tenerezza del buon pastore che sta accanto alle sue pecore, e che mostra loro l'amore di Dio per ciascuno di loro. Grazie.